Stadio Olimpico di Roma, 34esima giornata di Serie A, la 15esima di ritorno, Roma-Torino. Amici di Teleradio Stereo, bentrovati e buonasera da Gabriele Zientoni, Marco Aurelio Rossomando. La larga a destra per Sisenando Maicon, controllo un po' laborioso ma comunque efficace, la serve ancora per Perotti che vuole inventarsi qualcosa, la gira a destra per Maicon, uno sguardo al centro, vorrebbe crossare, si accentra invece il pediano alla di rigore, va a calciare con l'esterno, Padelli con la mano aperta, la mette in calcio d'angolo, ha provato la giocata Sisenando Maicon dopo 7 minuti. Grazie. Fuori dai circuiti della volontà. Gaston Silva per il Gallo Belotti che ha spazio per andare, va a calciare potentissimo in porta, palo clamoroso del Torino. Trattenuta di mano l'ass ai danni di Belotti, evidente. Trattenuta. 34esimo di questo primo tempo, momento decisivo del match, sul pallone il Gallo Belotti contro Szczęsny. Fischia Calvarese in corsa di Belotti che fa con l'interno destro, spiazza completamente Szczęsny. Quindi al minuto numero 34 di questo primo tempo si sblocca il match, Roma 0, Torino 1, gol di Belotti. Altro angolo per noi, va Perotti a batterlo, palla interessante, colpo di testa! Manolas! Rete! Rete! Costas Manolas! Minuto numero 20 di questa ripresa, Roma 1, Torino 1, Costas Manolas al secondo gol in questa stagione. Finalmente da calcio d'angolo, Gabriele, una volta tanto battuto bene da Perotti, palla forte e tesa, Manolas di rabbia va a riprendere questa partita fondamentale, questo pareggio, ha fatto proprio il classico terzo tempo su Moretti, ha staccato con una cattiveria inaudita, bene così. Nel tempo occhio proprio al Gallo Belotti che deve sfidare l'altro autore del gol, quindi Manolas si allarga sulla destra, riesce a portarsi via la palla, grande giocata qui di Belotti. Uno Perez centralmente, trova Obi, una prateria lì, dai vai con Martinez, ancora Obi per Perez, largo a destra, dopo tra il rigore fa partire un cross interessante sul secondo palo, arriva il gol di Martinez, Josef Martinez, Roma 1, Torino 2. Marco, primo gol in stagione di Martinez. L'arbitro ha segnalato Calvarese, è arrivato anche il momento di Totti. Sì, è arrivato anche credo il momento di Totti per questi ultimi minuti. Vediamo un po' il capitano adesso. Sarà Marco la presenza numero 596 in Serie A, con la maglia da Roma vicinissima alle 600, Francesco Totti, e 754 con la maglia della Roma. Certo, non è facile essere determinanti sempre in 4 minuti per il capitano, non si può chiedere. Palla comunque interessante questa, sulla quale c'è Pjanic che batte questo calcio di punizione spostato sulla destra, pochi metri dalla di rigore di Padelli, parte lo spiovente e arriva gol! Rete! 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 Francesco Totti! Francesco Totti! Ci ha messo 20 secondi nemmeno a mettere la palla alle spalle di Padelli! Colpo di testa di un giocatore romanista, palla che è arrivata sul secondo palo e Francesco Totti in scivolata la spinta alle spalle di Padelli, ha sorpreso tutti, anche noi. Andiamo a rivedere, cross di Pjanic, colpo di testa, wow, tutto regolare, di Manolas e regolare. Francesco Totti, ragazzi, Francesco Totti in spaccata sotto il 7, grandissimo gol del capitano. Possiamo dire che non crediamo, Gabriele, ai nostri occhi, è quello che stiamo vedendo. È una favola pazzesca. È una favola, è veramente... è incredibile. È una favola pazzesca. È una favola, hai detto bene. Occhio alla Roma, Edin Dzeko sulla sinistra per Diego Perotti, va al cross deviato, rigore, calcio di rigore, ce l'ha dato, adesso, ce l'ha dato, ce l'ha dato, non ci posso credere, ce l'ha dato, ce l'ha dato, ce l'ha dato. C'è Francesco Totti, ragazzi, sul dischetto del calcio di rigore, praticamente al 90esimo. Come si ribaltano le partite nel giro di pochissimi istanti, Marco, come si può essere decisivi anche in 4 minuti. Incredibile, stavamo dicendo quello, Gabriele. Non diciamo nulla perché riusciamo a parlare, no? Diciamo nulla perché è un momento molto bello, speriamo, insomma. Totti contro Padelli,
ma Francesco Totti! Non finisci mai! Sei immortale! Sei un dio del calcio! Roma 3, Torino 2, Francesco Totti! Doppietta per lui! E tutti in lacrime, Marco! Tutti in lacrime! Gente che piange, anche noi siamo veramente commossi. Dicevamo, è una favola, può essere ancora più a lieto fine. E questo lieto fine è incredibile, bellissimo. Una storia meravigliosa, e doveva finire così, non è finita così a Bergamo, perché purtroppo lì Roma non è riuscita a vincere, non è riuscita a prendersi il rigore con Dzeko, che c'era anche lì. Oggi il rigore lo hanno fischiato e proprio lui in 5 minuti è riuscito a mettere il sigillo. Ci dobbiamo inchinare tutti, poi capire, mettiamoci per terra, chinati. Sì, mi chino. Marco, sembra cinema, sembra un film, e invece è calcio, e invece è Francesco Totti, tutti in piedi. Ferma però Pjanic, non vuole affondare! Il triplice fischio di Giampaolo Calabrese di Teramo, che dice che può bastare e manda tutti sotto il tunnel, grazie ad un monumentale, storico, fantastico Francesco Totti. La Roma vince la gara contro il Torino per 3-2 e diciamo che prende punti importanti all'Inter in chiave terzo posto. Ma veramente abbiamo raccontato una favola, Gabriele, in questi ultimi minuti. È entrato il Capiano in 4-5 minuti, è riuscito a ribaltare questa partita. Veramente una serata bellissima, che insomma probabilmente consegna quantomeno i preliminari di Champions League alla Roma.